prodotto dalla Fan Vision e con la collaborazione del produttore, regista e supervisore agli effetti visivi Diego Vida, che ha lavorato in produzioni hollywoodiane come Mission Impossible e Fast and Furious, ci parla del suo progetto dedicato ai pupi siciliani. Questo documentario sull'opera dei pupi l'ho girato perché volevo valorizzare quest'arte antica. È la forma di animazione più antica al mondo. Si tratta dei primi dell'Ottocento, ha oltre 200 anni ed è patrimonio dell'UNESCO, oltre, diciamo, nostro patrimonio siciliano. Ho voluto dare una regia per fare vedere l'occhio sia dello spettatore ma anche del puparo e fare capire anche tutta la lavorazione che ci sta dietro, questo making of, dalla lavorazione dei metalli, dalla sartoria alla creazione proprio del pupo, perché i lineamenti sono veramente qualcosa di incredibile in quanto lo rendono davvero reale. Una lavorazione che richiede 6 mesi, appunto Orlando, il personaggio. È stato fatto in questa maniera. Inoltre, oggi le nuove tecnologie che riguardano il 3D hanno fatto sì prendere spunto da questo trattamento a livello, diciamo, di animazione, perché se prima si pensava che utilizzavamo noi le marionette, adesso con l'avvento del digitale facciamo tutto in computer grafica, ma i movimenti sono gli stessi. Io che mi occupo di questo settore in quanto supervisore agli effetti visivi, lavoro tanto con queste dinamiche. E appunto ho deciso di girare questo documentario perché volevo mettere in risalto questo tipo di animazione che è davvero originario della nostra bella Sicilia.